Tutti mi chiedete: avrai mica intenzione di mollare? Mai, mai. Dopo qualche minuto di rabbia, ma non per il mio destino personale o per qualche ministero o per qualche poltrona, rabbia perché è in corso un furto di democrazia. Questo è. Una minoranza della minoranza, litigiosa e sconfitta a tutte le ultime elezioni, sta cercando di rientrare dalla finestra dopo che gli italiani li hanno cacciati dalla porta. E l'unico collante non sono i progetti, le idee, le infrastrutture, la scuola, la giustizia, le tasse, le riforme. L'unico collante sono le poltrone. E guarda caso, le dichiarazioni più chiare da questo punto di vista, e le ringrazio, arrivano da Bruxelles e da Berlino. Se qualcuno avesse ancora un dubbio sul fatto che questo tentativo di governo contro natura, fondato sull'odio e sulle poltrone, non sia stato scelto a tavolino fuori dai confini italiani. Non so se ve li siete persi, non so se i telegiornali le racconteranno, ma le due dichiarazioni più chiare arrivano, uno dall'ex commissario tedesco al bilancio, Oettinger, che ha sempre battagliato contro l'Italia, contro gli italiani: avete il debito, avete il deficit, dovete aumentare le tasse, dovete tassare qui, dovete tassare là, insomma siete dei fuorilegge, siete dei bambini discoli. Oggi parla miracolosamente l'ex commissario arcigno, il mastino tedesco Oettinger, e cosa dice? Bruxelles è pronta a fare qualsiasi cosa per il nuovo governo e a ricompensarlo. Avete capito bene? L'ex commissario tedesco, quello che ci ha sempre richiamato all'ordine, ai conti, al taglio di bilancio, alla legge Fornero, all'aumento dell'IVA, alla patrimoniale, alla tassa sulla casa, oggi getta la maschera. Se qualcuno ancora non avesse capito che questo governo non nasce a Roma, a Milano, a Torino, a Napoli, a Palermo, per il futuro delle fabbriche, delle aziende, delle scuole, degli asili, per la flat tax, per la TAV, per la riforma della giustizia. No. Nasce a Bruxelles per far fuori quel rompipalle di Salvini, per togliere dal governo il primo partito italiano. E queste parole sono, dal mio punto di vista, disgustosamente chiare. Ex commissario europeo tedesco al bilancio, Bruxelles è pronta a fare qualsiasi cosa. Quello che era un delitto fino a ieri diventa un diritto oggi. Bruxelles e l'Europa sono pronte a ricompensare il nuovo governo italiano. Avete capito le magie degli amici della poltrona, del Partito Democratico, di quello che i 5 Stelle, i loro parlamentari, i loro ministri, i loro elettori, i loro militanti, fino a settimana scorsa, definivano il partito di Bibbiano, il partito di Mafia Capitale, il partito degli inquisiti e degli arrestati, il partito di Banca Etruria? Basta, un tratto di penna. Diventa il partito della bontà, della discontinuità, del cambiamento. Ma il presidente Conte, che è il primo iscritto del Partito Democratico, gli italiani l'hanno capito, il Partito Democratico, ripeto, che ha perso tutte le elezioni possibili e immaginabili negli ultimi anni, si trova ad avere il Presidente della Repubblica che arriva dal Partito Democratico, il Presidente del Consiglio che ha tranquillamente ammesso di aver votato il Partito Democratico e tifato il Partito Democratico, magari pure il Vicepresidente del Consiglio. E quindi dalla rivoluzione, dal cambiamento, dall'apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno, ai complimenti della Commissione Europea, e dopo il tedesco arriva anche l'ok di Juncker, Presidente della Commissione Europea, che augura uno splendido lavoro al Conte bis.